Quest'anno è stato pensato, come sempre, partendo da un suggerimento di Satie che ne ha seminati parecchi e siamo partiti da questo titolo ironico, impertinente, che è Penultimi pensieri. Penultimi pensieri è la penultima opera, la penultima composizione per pianoforte di Satie prima dei notturni. Ed è questa, sono questi tre quadri molto brevi, molto divertiti, molto affettuosi che dedica a questi tre colleghi ed amici. È anche un titolo di quello che io ho chiamato un sonetto di forse amore, che c'è nei quaderni del mammifero. Penultimi pensieri è un'idea che da subito mi ha suggerito quello che secondo me è un po' il valore aggiunto, no? di questo festival, cioè quel non mettere un punto, quella possibilità, quella sperimentazione, quel dubbio, quella impertinenza di provare l'errore, di provare il cambiamento, di guardare lateralmente, che dal 92 appunto. Porta a festeggiare ogni anno questo compleanno abbastanza patafisico. Partendo dai penultimi pensieri, abbiamo cercato di immaginare questa 3 giorni mettendoci quello che questa possibilità ci poteva dare. Sarà un festival con due eventi per il pubblico molto diversi fra loro, e con un laboratorio. Cioè, Mila sarà un laboratorio per 3 giorni perché ospiterà questa residenza per musicisti under 35 che arriveranno da diverse parti d'Italia, d'Europa, dalla Francia, dalla Russia e lavoreranno per 3 giorni diretti da Giovanni Mancuso. Lavoreranno sull'improvvisazione attorno all'idea appunto cardine del festival che è Penultimi Pensieri e si inventeranno questo intrattenimento, Penultimi Giochi, che andrà ad aprire la performance finale che chiuderà il festival, che sarà questo meraviglioso concerto che quest'anno ospiteremo, ovvero la solo performance di Alvin Carren. Come dire, questo compleanno, questo martedì 17 maggio, che ogni anno, tra l'altro impertinentemente, arriva a metà settimana, a metà weekend e ci fa riempire il calendario appunto in rincorsa o in proseguo, come l'anno scorso che abbiamo chiesto a Francesco Dillon di aspettare mezzanotte con noi in coprifuoco giocando il solitario di Carlo De Incontrera in live streaming dal Miela. Quest'anno in realtà iniziamo con un evento molto particolare che anche questo secondo me è un omaggio un po' ai tempi che abbiamo e che stiamo attraversando, perché è questa performance di Fabio Bonelli che si chiama Il sogno di 100 candele ed è una performance visiva e sonora che io vidi al Danae Festival di Milano durante l'edizione necessariamente online del 2020 e che poi invece ho rivisto in teatro con la gioia dell'esserci in questo rito misterioso in cui questo grande carillon attivato dal calore di 100 candele accompagna il pubblico in questa veramente attraversamento di silenzio, di buio, di luce, di suoni. Sul palco ci sarà oltre a questa grande macchina patafisica veramente che si è inventato Bonelli, ci sarà assieme a Bonelli al vibrafono Paolo Novellino alla chitarra. E questa per me è un inizio, secondo me, perfetto per iniziare un compleanno ed è anche un bel inizio per festeggiare forse quello che ci immaginiamo. Poter essere, no? Questa fiammella che è importante continuare a tenere accesa. È una performance che è davvero un invito a tutti, nel senso che è una performance che può essere fruita per quella che è l'evocazione che consegna a ciascuno.
C'è un'intervista che Alvin Karren rilasciò nel 2016 per Roma Europa Festival in occasione della ripresa di Riti Marittimi, questa importante opera degli anni 70, che venne ripresa nel laghetto di Villa Borghese con l'orchestra del Testaccio. E Karren, parlando del suono, gli diceva: io non sono qua per proporre. Non ho idea di proporre così, un'emozione X, Y, Z che ho pianificato. Voglio che attraversiamo insieme questo rito e che ognuno si porti a casa. Questa è un po' l'idea che attraversa Satie, che apre con questa performance e poi appunto chiude con questo grande concerto di penultimi giochi e penultimi pensieri.